bentrovati ad una nuova puntata di Special. È bello quando nell'arco della vita o della carriera in particolare qualcuno si accorge di noi, ed è ancora più bello quando quel qualcuno mette a disposizione di chi soffre la fortuna che ha avuto. Questa è la storia di Luigi Libra. Ma io non ci credo che tu mi vuoi lasciare. Tu non lo sai come stai dentro e vengo. Si da vai, non posso più campare. Cosa l'ha colpita di più di Luigi Libra quando l'ha incontrato? La voce che mi ha colpito, perché per voi napoletani è molto difficile capire quello che significhi la voce che rappresenta Napoli per chi sta dal di fuori. Voi avete dei metri molto più vicini per poter dire questo va bene, questo siamo noi, eccetera. Dal di fuori ci si fa un'idea di quello che può essere la città di Napoli, e ci sono delle voci che ti richiamano molto più facilmente la città di altre, come Peppino di Capri per esempio. Cioè, sono molto identificati, no, con quello che può essere lo spirito di Napoli, che può non essere il vostro, però lo è per chiunque stia al di fuori della campagna, insomma. Luigi Libra Napoli 2 si è targato Darfur, quindi tutto quello che succederà sarà assolutamente abbracciato col Darfur, perché c'è, è una terra meravigliosa, ma nello stesso momento massacrata dalle ingiustizie umane, perché i più grandi nemici dell'uomo siamo noi, quindi questo è poco ma sicuro, e continuiamo ad esserlo purtroppo, facendo finta di non sentire e non vedere. Quindi io spero che questo possa essere un, non chissà cosa, ma un'accelerata a quello che dovrebbe già, quello che dovrebbe essere già fatto tanti anni fa, che non è stato ancora fatto. Si muovono media, eccetera, eccetera. C'è un grande un rappresentante della Furg, Clooney, che io adoro. Quindi io spero in piccolo di essere anch'io una piccola fetta di aiuto per questi bambini. Tu sei particolarmente legato alla canzone napoletana, però. Molto, molto, perché la canzone napoletana è, boh, sembra una frase fatta, ma è vero, patrimonio del mondo, c'è niente da fare. Però dico che è nata prima la canzone napoletana che è italiana, e poi quella italiana. Quindi... Next Generation, quei giovani, cioè, che sono destinati ad ereditare le redini di un'azienda importante e ben avviata, e non sempre le cose sono semplici. Allora, siamo qui oggi per parlare di passaggio generazionale, è un tema troppo spesso sottovalutato, in primis da noi giovani imprenditori. È sicuramente una tematica molto importante, e le percentuali sono forti. Il 93% delle aziende italiane è a conduzione familiare, e soltanto il 30% supera la seconda generazione, il 5% la terza. Queste sono percentuali che noi dobbiamo cercare di rialzare, e quindi come gruppo Giovani Industriali ci siamo posti l'obiettivo di realizzare un vademecum che ci aiuti a muoverci meglio in un campo così complicato.
Questa è un'esigenza che ha sentito per prima, perché comunque, diciamo così, è figlia d'arte. Vivo un passaggio generazionale ormai da 12 anni e una delle soluzioni che noi abbiamo adattato in famiglia è quella di diversificare, quindi operiamo come core business nell'edilizia, poi nell'editoria, nel turismo, e mio padre fa questo già da 30 anni. Ovviamente il passaggio è duro, perché come ha detto il nostro presidente, spesse volte l'azienda si conquista e non si cede, perché l'imprenditore di natura è un conquistatore e non una persona che prende qualcosa perché viene regalato. Soprattutto gli imprenditori che di fronte alla crisi vogliono rilanciare devono essere necessariamente ottimisti, perché se non perde l'ottimismo e la volontà di combattere e di crescere la generazione, le nuove generazioni, soprattutto l'impresa, è chiaro che il paese si ferma. Il passaggio generazionale, come avviene in Italia, è strettamente legato a quello che tu ti senti di fare e vuoi fare. Abbiamo visto di generazioni anche familiari che, io ho fatto un esempio qui, non durano 24 mesi se non si hanno le capacità, non si ha voglia di rilanciare, se non si ha voglia di cambiare. Quindi ogni generazione è diversa da quella che viene prima, se non ha la forza dura una stagione, una breve stagione, questo in tutti i settori. Nella politica, prendendo esempio dal passato di suo padre, cosa ha mantenuto? Ma sicuramente quelli che sono, diciamo, i tuoi maestri, quindi tu ti leghi chiaramente a una tradizione storica. Se la politica è solamente approfittare del momento e dire le cose che vanno bene o che sono utili solo per prendere voti, poi hanno tempo corto. E in politica è importante avere una tradizione, dei valori comuni che sono generalmente fatti costruiti anche nel passato, no? Quindi le tradizioni che sono valoriali, programmatiche, sono la scuola. Anche l'imprenditore, quando lavora su un prodotto, quel prodotto non nasce dalla sera alla mattina, nasce perché c'è un sistema di produzione, nasce perché ha un mercato, perché ha una sua storia, una sua logica. Questo vale in tutte le attività professionali, chiaramente non solo nell'impresa, nella politica, ma le attività delle professioni, quanto è importante l'avere chiaramente l'esperienza di chi è venuto prima di te e ti dà una strada. Questo mi pare assolutamente. Poi le strade si rinnovano, cambiano, perché l'offerta politica cambia continuamente, però se non c'è un filo che lo unisce, il resto è opportunismo. Ecco, credo che ognuno debba essere parte di una coerenza e di una storia che lo lega, perché su quello si è misurato e si è convinto che quella è la strada giusta. Proprio la nostra generazione mette in campo il treno più veloce d'Europa, il Frecciarossa 1000. Siamo quasi pronti a partire, oggi presentiamo il mock-up, scala 1-1, questo è il modellino. Ad aprile avremo il prototipo sui binari e poi la certificazione per arrivare alla produzione commerciale di servizio alla fine del 2014. Un investimento da 1,5 miliardi, ma è pieno di cose importanti, perché le innovazioni che questo treno contiene sono veramente ricche, sia dal punto di vista della sostenibilità ecologica, poco impatto rumoroso, scarsissimo uso di energia, e d'altra parte tante innovazioni della digital economy che colloca questo treno ai vertici dell'innovazione mondiale. L'operazione prevede di avvicinare ancora di più le città, la velocità è un elemento fondamentale, il contributo dell'Ansaldo Breda è quello della realizzazione in Italia del treno che è in produzione presso lo stabilimento di Pistoia e coinvolge tutti i nostri tecnici nella fase più importante di tutte, che è la fase di omologazione e di certificazione, che avverrà nei prossimi mesi, in primavera comincerà, e che è quello che deve garantire sicurezza, velocità e design. Ma sarà il primo treno interoperabile in Europa alla velocità più alta del mondo, 360 km di velocità commerciale fino a 400 km all'ora, con innovazioni tecniche legate al bassissimo consumo di energia, la grande aerodinamicità del treno e il fatto che sia un treno costituito da materiale che è più del 90% rinnovabile. A proposito di ambiente, pare che non se la passino tanto bene ad Aosta. I dettagli nel servizio di Marco Rota.
Preoccupante la situazione a Ostia. Un'edilizia forsennata risalente agli anni 70 ha decretato la costruzione di stabili e case in modo selvaggio. All'epoca venne sfruttato un materiale che veniva considerato all'avanguardia, il fibrocemento di amianto. Ora le fibre di amianto, volatilizzate nell'aria, starebbero producendo i loro effetti nocivi. La maggiore incidenza nel territorio ad Ostia di gravi malattie tumorali dimostrerebbe l'esposizione al materiale cancerogeno da parte della popolazione residente. Nel territorio di Ostia non sono presenti stabili industriali chimici. Ostia non è una città al traffico caotico. La maggiore incidenza di tumori, dunque, sarebbe imputabile alla presenza dell'Eternit, almeno secondo il parere del professor Mauro Dimitri, oncologo specialista in urologia. Secondo lei questa incidenza è dovuta soltanto all'amianto? Non ci sono altre cause, d'altra parte non è pensabile che la cittadinanza della ASL RMD, di cui Ostia fa la parte maggiore come cittadini, la cittadina più grande, a un certo punto abbia un vizio del fumo più alto rispetto a tutto il resto del paese, e d'altra parte dobbiamo considerare che è un'area ventilata dal mare, quindi non ha la stessa concentrazione di sostanze cancerogene o nocive per l'organismo del centro di una grande città. Cioè non ci sono altre spiegazioni, e d'altra parte l'aumento progressivo negli anni va ricercato proprio in questa latenza molto lunga. Sarebbero 12.000 i casi di tumore ad Ostia, 3 su 4 sono maligni. Sono questi i dati dell'ospedale Grassi raccolti dal professor Dimitri nel 2010. Nel 1992 venne varata la legge 257. La norma decretava la messa al bando dell'amianto. A distanza di 20 anni sono soltanto 13 regioni che hanno predisposto un piano di bonifica. Nel Lazio sarebbe stato controllato soltanto il 4,5% del territorio. 700.000 le tonnellate di amianto ancora da rimuovere in circa 4.000 edifici pubblici. In Italia sono ancora 32 milioni le tonnellate di amianto non rimosso in circa 34.000 siti. Era questo l'ultimo servizio, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi ricordo che potete rivedere questa puntata tutte le volte che volete, ovunque voi siate, su www.kl.net, dove potete postare in qualsiasi momento anche le vostre notizie speciali. Vi aspetto nella prossima puntata.